Barcellona. Calcio di punizione affidato proprio al piede di Albertini, che prova la botta e realizza il primo gol del Milan, sorprendendo Zubizarreta. Demetrio Albertini era anche questo quando era in campo. Ne ha fatto vedere che il piede è ancora caldo. Gran destro a girare d'esterno e palla in rete. Lo rivediamo. Nulla da fare per Zubizarreta, sul destro, forte, potente, preciso, a girare, di Demetrio Albertini. Al sesto minuto dunque Albertini ha la presenza di giocatori straordinari come Boban, Savicevic e intanto Van Basten in acrobazia fa vedere che è sempre lui. Realizza il 2-0 per la formazione rossonera all'undicesimo minuto del primo tempo. È gol da rivedere questo di Van Basten, festeggiato ora da tutti i compagni. Palla al centro e Van Basten in tuffo di testa sorprende ancora una volta Zubizarreta, l'olandese volante Marco Van Basten, pallone d'oro per 2 anni di seguito, nell'88 e nell'89 e poi il tris nel 92. Ricordiamo che Van Basten dovette smettere di giocare ad appena 30 anni per un problema gravissimo alla caviglia. Un lungo calvario quello del centravanti olandese, che poi tentò in tutti i modi di recuperare ma poi dovette abbandonare il calcio giocato ed attualmente è l'allenatore con successo della nazionale. E a 11 giornate dalla fine del campionato spagnolo si avvia a bissare il successo dello scorso anno, successo al quale ha partecipato anche Albertini, ed ora un'autorete sul tiro di Gullit porta il Milan sul 3-0 al 32esimo del primo tempo. Rivediamo il cross di Gullit, ha toccato di testa un giocatore del Barcellona e Milan in vantaggio per 3-0. Intanto Demetrio Albertini, il festeggiato di questa sera, lascia il campo per far spazio ad Angelo Carbone, va ad accomodarsi in panchina. Demetrio Albertini, in totale, lo avete visto scritto, 406 prese il pallone. Ci riprova il Barcellona, che parte da lontano. Yelpo superato dal pallone, invece del gol del Milan arriva quello del Barcellona per il 3-1 con rete di Ezquierro, che è entrato in campo al posto di Begiristain al 39esimo. Dunque Milan 3 Barcellona, frazione di gioco. Eto'o intanto entra in area dopo una serie di dribbling, viene messo giù Eto'o da Calazze e c'è il calcio di rigore in favore del Barcellona. Rivediamo il dribbling di Eto'o, entrato in area, ha dribblato anche Calazze, prima aveva saltato anche Ambrosini e Calazze lo ha steso. Calcio di rigore dunque per il Barcellona al 29esimo del secondo tempo, con il Milan in vantaggio per 3-1. Eto'o contro Calazze,
parte il giocatore del Camerun e segna. 3-2 dunque il risultato nel secondo tempo al 29esimo. Il rigore trasformato da Eto'o con Calaz che aveva intuito ma ha sfiorato soltanto il pallone.